Ben trovato al sindaco Salvatore Cosma. Buongiorno a te Antonella e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Sindaco, andrà tutto bene se? Quali sono i provvedimenti da adottare secondo il sindaco Cosma per vincere questa battaglia in Basilicata? E attualmente qual è la situazione nella sua comunità? C'è un caso sospetto di C'è Covid-19? semplicemente un caso sospetto di una persona che, voglio dire, ha avuto un malore che, per quanto mi riguarda, può essere un normale malore, diciamo, che può avvenire a persone che vanno in campagna, che escono, diciamo, che vanno a lavorare e con queste condizioni climatiche, a volte di pioggia, di freddo, di caldo, potrebbe, diciamo, essere un raffreddore. Ma non è che voglio essere ottimista, però nel momento in cui le persone si mettono nelle mani della sanità, mi piacerebbe che la sanità, diciamo, agisse nei modi e nei tempi opportuni e necessari per mettere tranquillità nella persona che in quel momento ha bisogno di cure sanitarie e soprattutto se vi sia da parte loro, perché io non faccio il medico, da parte loro un minimo di sospetto che, diciamo, potrebbe essere un contagiato, di non farci aspettare 2 o 3 giorni per un tampone. E, diciamo, e mettere a disagio una città come la mia che in questo momento sta rispondendo al 100% rispettando le norme, le regole, tutto il buon senso, la responsabilità, la collaborazione e per un caso perché giustamente il paese è piccolo, si vede un'ambulanza, giustamente si diffondono notizie che portano preoccupazione, allora dico a chi ha la competenza e il potere di intervenire sulla sanità, che i tamponi devono essere fatti nel momento in cui si ha un sospetto e che la persona si reca presso le strutture sanitarie, è lì che bisogna fare il tampone e documentare poi a chi di competenza, cioè a noi sindaci, che cosa dobbiamo fare successivamente se il caso eventualmente è positivo. E notte me lo fanno rientrare a casa, magari a contatto con altri familiari o altre persone che vivono insieme e quindi poi la cosa si diffonde in maniera spropositata. Ecco, questo è quello che sto chiedendo io, a prescindere, voglio dire, dal ruolo di primo cittadino che, diciamo, lo sto facendo a 360 gradi e tutti i giorni nel gruppo dei sindaci invito anche gli altri colleghi a finirla più con carte e particelle della burocrazia. Bisogna essere duri in questo momento nei confronti di chi ha il potere più di noi e che deve mettere in condizioni la sanità di dare le risposte in maniera veloce. Sindaco, quindi qual è la sua ricetta? Quali provvedimenti più urgenti che devono adottare per fronteggiare al meglio l'emergenza anche a livello regionale? Guarda Antonella, tutti quanti chiedono, no, di fare i tamponi a tutti quanti. Non è possibile farlo a tutti quanti, ma facciamolo almeno agli operatori sanitari, alle persone che sono in questo momento in campo a difendere e a tutelare la sicurezza delle persone e la salute delle persone. Non è possibile farne 300.000, ma facciamolo almeno a quelle persone che si recano presso le strutture sanitarie perché magari hanno un malore che può essere o non può essere, diciamo, avvicinabile al contagio, almeno quelle persone tempestivamente facciamogli il tampone e già tutte le persone che magari sono entrate in contatto di intervenire subito. Se non è possibile 300.000, almeno è possibile 50.000. Siamo ancora a 2.500 tamponi e sono 25 giorni che noi siamo in trincea. È vergognoso, è vergognoso, è vergognoso. A che punto è, sindaco, l'approvvigionamento di mascherine nel suo comune? Ci sono state delle donazioni importanti? Assolutamente sì, meno male che c'è la gente di buon cuore perché noi lucani abbiamo un cuore grande, ma gli italiani in generale perché mi sono arrivate mascherine non da dove mi dovevano arrivare, anche perché noi diciamo a livello comunale ogni comune ha le sue difficoltà economiche, non siamo nemmeno nelle condizioni di approvvigionamento per questa situazione di emergenza, anche perché non ho approvato nemmeno il bilancio, in dodicesimi non ho nemmeno gli occhi per piangere. Per fortuna la gente, voglio dire, ha premiato e premia ancora il nostro lavoro, lo stare in campo, in trincea, in prima linea e quotidianamente mi stanno arrivando tantissime mascherine, guanti, insomma, tutto il materiale possibile almeno per l'approvvigionamento ai miei collaboratori che quotidianamente si impegnano 24 ore su 24. Veramente lo faccio attraverso la tua emittente, ringrazio di cuore tutte le persone, io l'ho fatto anche attraverso dei post.
mi hanno fatto pervenire qualsiasi cosa per proteggermi e per proteggervi. Sindaco, quali sono i provvedimenti che ha adottato per fronteggiare a livello economico questa crisi e superare le criticità? Ci sono dei provvedimenti importanti a favore delle famiglie? Si è prodigato molto anche per le persone anziane? Ce ne parla? Certamente sì, diciamo, quello che ho potuto fare io, ho chiesto alla mia comunità, alle persone che in qualche modo oggi vivono leggermente meglio rispetto agli altri, di donare un qualcosa, diciamo, mentre andavano a fare la spesa, in modo che quelle 20, 30, 40 famiglie che in questo momento si ritrovano senza lavoro, senza soldi, diciamo, disperati a casa, e allora io ho cercato attraverso questo piccolo progetto di entrare nelle case delle persone bisognose con un dono che non arriva dal comune, perché diciamo, non ci deve essere sempre quella mentalità di assistenzialismo, ma ci deve essere una comunione di intenti, l'essere uniti soprattutto nei momenti difficili e di emergenza. Non ci deve essere sempre ma il comune, ma il sindaco. Ecco, adesso siamo in campo tutti, non c'è solo il sindaco, c'è una comunità, c'è una città, c'è una regione, c'è una nazione. E io ritengo che la mia comunità non è che sta rispondendo bene, sta rispondendo benissimo, sia sotto il profilo dei doni in termini di alimentari, di generi alimentari e altro, e sia proprio in termini proprio di anima, sia i cittadini che le attività commerciali. Quindi stiamo tamponando bene, almeno sotto questo profilo i tamponi funzionano bene. Stiamo tamponando bene tutte le situazioni di emergenza, e con gli anziani abbiamo messo in campo la Croce Rossa e la Protezione Civile affinché loro non si devono sentire soli, ma si devono sentire accompagnati e avere quella giusta forza da parte delle istituzioni. Anche nel suo comune possono richiedere il bonus previsto a livello nazionale. Noi siamo stati il primo comune a mettere in campo tutte le direttive che riguardano la social card che ha messo in campo la regione e gli altri incentivi che ha messo in campo il governo nazionale. E già sono scadute le domande ieri, ne sono pervenute circa 300. Gli uffici sono già al lavoro per, diciamo, elaborare i dati. Mi auguro che siano 300 famiglie che effettivamente in questo momento hanno bisogno e che tutte e 300 possono avere un piccolo, diciamo, chi piccolo, chi medio e chi grande, diciamo, contributo affinché possano superare questo momento di difficoltà che è di difficoltà per tutti. Sindaco, c'è un progetto oltre le distanze che le sta molto a cuore. Di cosa si tratta? Beh, oltre le distanze è un progetto encomiabile. Io ho letto ieri, diciamo, la nota che nel nosocomio, nell'ospedale Madonna delle Grazie, hanno messo in campo dei professionisti, psicologi, neuropsichiatri, dove si mettono, diciamo, mettono a loro disposizione, attraverso chiaramente una via telefonica, quindi attraverso l'ascolto, si mettono a disposizione per ascoltare le famiglie che vivono un disagio particolare anche sotto il profilo di patologie che i propri familiari, i propri figli in particolare hanno. E quindi io ho fatto l'appello ieri, servitevene di queste persone che si sono messe a disposizione gratuitamente, e quindi questo significa mettere il cuore oltre. E chi mette il cuore oltre, soprattutto in questi momenti, dimostra di avere non solo cuore, ma anima, e soprattutto, diciamo, mette in campo quella che la sua professionalità e competenza, perché in questi periodi tutti diventiamo scienziati e tutti diventiamo preparati. Invece dobbiamo sapere che ognuno deve fare il proprio e la gente si deve, diciamo, servire delle persone in base alla propria competenza. Sindaco, ma è sempre molto presente su tutti i fronti, ma ha dei superpoteri, è un supereroe, come fa? Ho già detto, c'ho un cuore grande che è un dono che mi ha dato Nostro Signore. E poi voglio dire, ho la forza dei miei collaboratori, di tutti coloro che mi stanno a fianco, che mi sostengono, mi aiutano, e soprattutto, diciamo, ho la forza interiore che mi danno i miei figli e i miei genitori. E quello mi spinge ad essere sempre più forte, perché per me i miei figli e i miei genitori rappresentano tutti i bimbi e tutti gli anziani. E quindi se amo loro, amo tutti e devo fare di tutto per mettere in sicurezza la mia città, e attraverso le altre iniziative che faccio cerco di dare conforto anche ad altri cittadini che non sono di Tursi.
Sindaco, ma questa sua eccessiva severità in realtà nasconde una profonda sensibilità ed un grande attaccamento alla sua terra, alla sua comunità. Che augurio fa a tutta la comunità di Tursi in vista anche della Pasqua? Io sono duro e buono nello stesso tempo. Quando serve, diciamo, di avere il pugno duro, bisogna metterlo in campo, ma di più, diciamo, sono un buono, ho una grande corazza davanti che metto in campo nei momenti di bisogno. Alla mia comunità, ai miei cittadini dico di avere coraggio, di continuare ad avere speranza e soprattutto fede. Affidiamoci in questo periodo, diciamo, di palme domani e della settimana di Pasqua alle preghiere e alle parole di conforto che arrivano da Papa Francesco, dal nostro Vescovo Sua Eccellenza Orofino, dai nostri parroci, da tutti coloro che in questo momento attraverso la parola di Dio ci possono veramente guidare e sostenere e proteggere. È solo Lui che può, diciamo, intervenire in questi momenti. Noi possiamo anche definirci eroi, sceriffi, tutto quello che vogliamo, ma a Lui non arriva nessuno. È solo sotto la Sua protezione che possiamo fare del nostro meglio. Noi abbiamo anche la Madonna di Anglona e quindi siamo ancora più forti. Sindaco, ma questo suo avvalersi dei nuovi mezzi di comunicazione come Facebook ha fatto sì che il messaggio arrivasse in modo chiaro, diretto? I suoi concittadini hanno capito subito che devono restare a casa o c'è qualcuno ancora che la fa arrabbiare? Ho dovuto anche imparare, perché non è che io sia poi abbastanza social, ho dovuto imparare come manovrare tutto. Per fortuna ho il mio portavoce Salvatore Cesario che ogni tanto mi dà le dovute indicazioni per essere in contatto con tutti. Beh, non è stato semplice, anche perché da tursitano ai tursitani so che abbiamo un po' un carattere abbastanza duro, no? E non è semplice far intuire, ma diciamo che nei primi 4-5 giorni ho usato i giusti mezzi, il giusto tono, per far capire che non scherzavo, nel senso che ho messo tutta la mia tursitanità, l'essere arabo, e loro hanno capito che, diciamo, poi quando ci troviamo frontalmente siamo tursi e tursi, quindi non è che si scherza poco. A prescindere da questo, voglio dire, ho avuto la massima collaborazione subito della mia comunità, e come vedi anche i flash mob, la gente che, diciamo, ha un minimo di arte, cultura, musica, l'abbiamo messa in campo per cercare di trascorrere il nostro tempo non pensando solo alle cose negative. Quindi, perché Tursi ha tanto, ha storia, ha cultura, ha tradizioni, ha gente, ha cuore, ha anima, ha tutto, e io cerco quotidianamente, perché non bisogna fermarsi, e chi non la ferma la sua comunità? Il sindaco. Può piacere o non piacere, io continuerò a fare così perché ho il sostegno della mia gente, della mia comunità e di tanta altra gente che si è aggiunta attraverso i social, attraverso le mie dirette. A chi non piace, schiacciasse il bottone stop e ascoltasse a Mara Venier, che è meglio. Sindaco, mi è arrivata la consacrazione a livello nazionale, ci manca solo quella internazionale con il New York Times, a quel punto ha valicato ogni confine, è diventato il sindaco simbolo di questa emergenza. La cosa non può che farmi piacere, ma sai benissimo, io rimango sempre con i piedi per terra e con la testa sul collo, quindi è bello sentirsi amato e considerato soprattutto, ma io sto facendo semplicemente il mio dovere al servizio della mia comunità, e dato il dato che ci sono anche altri cittadini di altre comunità italiane e anche internazionali che mi seguono, l'impegno è raddoppiato, perché mi sento per loro, diciamo, un motivo in più di stimolo e soprattutto un motivo in più di credere che da qui a poco tutto finirà, perché andrà tutto bene. Ma sì, bisogna essere ottimisti, ne usciremo vittoriosi. Io lo sono dalla nascita, ottimista. Sì. Sindaco, la ringraziamo per queste sue anche belle parole, per il suo impegno quotidiano, e la lasciamo anche a quelle che sono le sue comunicazioni quotidiane e non con la sua comunità, perché lei ci tiene ad informare sempre ed in maniera costante i suoi concittadini. Continuerò assolutissimamente a farlo ancora, ed invito anche tutti i miei colleghi a essere comunicativi sui social, ovunque, anche espressivi di, diciamo, di ottimismo, di bontà, di sentimenti, perché la gente in questo momento è chiusa in casa 24 ore su 24 e hanno bisogno di energia, di forza, di determinazione, di tutto. Io sono stato 2 giorni
in casa, diciamo, perché mi sono curato la salute, che ho avuto qualche acciacco, ma sempre con il sorriso, perché la gente in questo momento ha bisogno di questo: energia, sentimenti, emozione e sorriso. Grazie a Policoro TV, avanti tutta, tutto andrà bene se restate a casa e collaborate in maniera costruttiva e positiva. Ripeto, non scendiamo noi nella bagarre politica e nemmeno voi cittadini, non fatevi fregare anche questa volta. E noi la lasciamo con questo sorriso, è il sorriso che rivolgiamo a tutti i nostri utenti e ai nostri spettatori. Grazie, grazie a voi, un abbraccio e un bacio. Grazie, Sindaco, buon lavoro, grazie.